Lo storico passaggio di Maria Vergine sui tappeti floreali chiude definitivamente la 19ª edizione dell'Infiorata di Casatori, che ha visto come sempre una grande partecipazione di cittadini di San Valentino Torio e turisti. E a Maria, segno d'amore, come cita il tema dell'Infiorata di quest'anno, è rivolto il pensiero di Monsignor Giuseppe Giudice, che ha presieduto la Santa Messa in Largo Trinciale. Stiamo celebrando l'Addolorata. Ecco, questa è una cosa che in questi giorni mi fa molto riflettere. La Madonna, veramente noi offriamo a lei i fiori. Lei è un fiore nella storia della salvezza, preparato dal Signore. Però poi in questa realtà, in questa contrada, in questa zona, noi dobbiamo venerare l'Addolorata. Allora forse un pensiero particolare in questi giorni ai sofferenti, alle difficoltà, a chi sta ai piedi della croce. E forse è bello mettere insieme queste due realtà, i fiori come segno di venerazione, di affetto, di festa, ma dall'altra parte il significato profondo della vita, del dolore, e Maria ci accompagna in questo cammino. Ecco, ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato per questa infiorata. E chiediamo alla Madonna che ci aiuti a fare di questa zona, di questo paese, di questa realtà, un luogo dove veramente ci sia un profumo nuovo di santità e di vita. È l'omaggio che va dato alla persona più cara, quale è Maria, gli viene offerta questo tappeto di fiori, che poi nell'insieme sono 23 tappeti di fiori. Ringraziamo Dio per come è andata, ci auguriamo che possiamo fare meglio con la collaborazione di tutti, ma soprattutto con la grazia di Dio e l'intercessione della Madonna. Grazie a tutti i nostri sostenitori e ringrazio anche Telenuova che come sempre ci accompagna di viaggio in questa avventura meravigliosa.